Ora si registrerà la conferenza. a due A Smart City, le cooperative di Brescia, Iobo, la cooperativa RJ45, il consorzio anche Solco Brescia e il consorzio Valli, di cui appunto voglio dire, il fatto di poter contare su questo partnership ci onora di questo. Il percorso è un percorso che si articola in tre sedute, in tre incontri che vedono appunto oggi il primo incontro sulle tecnologie IoT al servizio dell'emergenza e l'applicazione quindi a sostegno degli anziani e degli ammalati. Il secondo incontro è giovedì 4 giugno, sempre alla solita ora, diciamo quello del supporto alla protezione civile, il monitoraggio, no, di quello che sono anche la situazione stradale e la messa in sicurezza degli edifici. L'ultimo è quello dell'applicazione sulla agricoltura di precisione, quella chiamata anche Smart Agriculture. Tutto questo che cosa sta diciamo, a testimoniare? A testimoniare, secondo me, che per certi versi, se mi consentite solo una riflessione, che quello che dal Covid, nella sua diciamo, drammaticità, abbiamo imparato è il fatto che ci sono quattro diciamo, linee guida principali che diciamo, abbiamo, o lezioni che abbiamo portato a casa. La prima è quella è quella proprio diciamo, il fatto che il digitale, che fino a ieri era un qualcosa che, ammesso che fosse, diciamo, che fosse stato accettato, era relativo solo al mondo industriale. E invece abbiamo visto tutti che le app, l'IoT, i sensori sono diventati praticamente diciamo, un elemento comune, ne sentiamo parlare dai telegiornali e quindi sono diventati quindi di fatto da strumento per certi versi anche un po' che suscitava diffidenza a uno strumento che può essere finalmente utile se ben controllato, se ben dominato, quello certo, però direi che si è allargata in maniera esponenziale e immediato la possibilità di poter, la consapevolezza che questi strumenti sono finalmente a disposizione di tutti e possono quindi essere utilizzati non solo nel mondo industriale, ma anche nella nostra vita quotidiana. La seconda, diciamo, cosa che abbiamo portato a casa a seguito del Covid è anche il concetto che serve ricerca, serve innovazione, quindi chiaramente dobbiamo stimolarla e dobbiamo far sì che, ad esempio, i finanziamenti distolti dalla sanità poi li paghiamo, come pure quelli distolti appunto alla ricerca universitaria. La terza è quella della globalizzazione, che tutto sommato, anzi, più che globalizzazione, parlerei di interdipendenza tra esseri umani e tra i popoli, cioè nel senso che più di prima siamo consapevoli del fatto che ognuno di noi può avere un effetto positivo o negativo, come nel caso del contagio, sull'altro. E come tale, quindi anche questa è una considerazione una cosa di cui dobbiamo tenere conto e che può cambiare il nostro modo di vivere il quotidiano. E di questo finalmente io credo ne siamo divenuti assolutamente più consapevoli. Si sentiva dire, no, che se una farfalla in Amazzonia sbatte le ali, siamo talmente legati che questo può scatenare, diciamo, scatenare un tifone in Asia. Ecco, noi guardate che cosa è successo, come dico io, per uno starnuto a Wuhan in Cina a livello globale. Quindi l'interdipendenza ormai è un fatto acquisito di cui magari prima non eravamo così consapevoli. E quindi questo porta ad un'ultima, diciamo, riflessione, come la sostenibilità sia diventata un elemento fondamentale e imprescindibile. Sostenibilità intesa come soddisfazione di tutti gli stakeholder, non soltanto gli azionisti, quindi non soltanto guardare al profitto, ma guardare ai dipendenti, alla loro sicurezza,
al loro welfare, al loro benessere, come pure ai clienti, ai fornitori, quindi al territorio. Territorio visto sia come, diciamo, sociale che come ambiente. Quindi la, diciamo, soddisfazione in modo globale, in modo come io amo chiamare sferico, di tutti questi stakeholder della sostenibilità, sono secondo me finalmente un patrimonio acquisito, no? E almeno di questo probabilmente dovremmo almeno su questo ringraziare, ahimè, quella calamità del Covid. Quindi niente, detto tutto questo, quindi è per dire che questo percorso è assolutamente quindi in linea con queste considerazioni. Quindi il digitale applicato non solo all'industria, ma anche al sociale, il digitale applicato all'agri-food, all'applicazione quindi dell'agricoltura di precisione, diciamo il digitale applicato nella nostra vita quotidiana con questo approccio globale, sostenibile, quindi per questo anche ben be bella questa collaborazione con i consorzi e le cooperative, e quindi a ripetere del fatto che sono veramente contento, orgoglioso oggi, dicevo, di poter tramite Officina Liberty promuovere un percorso di questo taglio. Grazie a voi. Allora, grazie Riccardo. Io devo fare semplicemente il moderatore, sarò rapidissimo da questo punto di vista. Innanzitutto, grazie per aver organizzato questo webinar, perché per me, che sono presidente di un consorzio di cooperative sociali, parlare di IoT e quindi di quasi intelligenza artificiale, e parlare di rapporti sulle persone per aiutare le persone è la nostra mission sostanzialmente. Quindi questo progetto, il progetto HelpCare, che adesso i nostri relatori presenteranno, secondo noi è molto importante, è una delle prime fasi di sperimentazione, ma noi crediamo che dovremo andare ancora molto più avanti. Per cui lascio subito la parola a Giuseppe Capoferri, che è della rete IOBO. Io conosco bene perché conosco bene la sua azienda Gulliver, che ci spiegherà esattamente dal punto di vista tecnologico di cosa stiamo parlando. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Innanzitutto mi fa molto piacere essere con voi perché Gulliver è una realtà bresciana. In realtà poi noi operiamo tantissimo a livello nazionale, siamo una cinquantina di persone, nasciamo nel 2000, il 9 giugno facciamo 20 anni e ci occupiamo di progetti mobile, facciamo innovazione, lo facciamo da 20 anni, e anche in questo momento la tecnologia che è di supporto a iniziative concrete per il territorio, dal mio punto di vista, sono quelle cose che poi danno un senso anche al nostro lavoro. E parlando di territorio, una cosa che mi fa molto piacere è avere restituito quello che facciamo a livello nazionale, anche a livello bresciano, con una rete di impresa che è IOBO, che è una rete di impresa che attualmente porta in sé la collaborazione con quattro aziende bresciane importanti del nostro territorio, che sono Gulliver, Fastern, Zero Group Informatica e Gotham City, e altre aziende si stanno unendo in questo percorso. Ed è un percorso che, dal mio punto di vista, è estremamente importante, perché fra imprenditori ti dai una mano in un momento di reale cambiamento, di confronto, C, di verifica anche del valore dell'impresa, che non sia solamente l'impresa volta verso il profitto, ma che sia un'impresa che abbia un risvolto anche etico, un po' come lo era una volta, che il lavoro, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, il lavoro diventa un qualche cosa che unisce, che dà la possibilità di portare dentro di sé tanta cooperazione, tanta unione, tanta voglia di fare, tanta positività. Per cui, da questo punto di vista, far parte della rete di impresa IOBO è una cosa che mi rende estremamente orgoglioso. Due rapide parole su Gulliver: chi siamo? Abbiamo iniziato nel 2000 a fare applicazioni mobile, quando era un qualche cosa per pochi. Adesso invece sono
cose che sempre più frequenti, anzi paradossalmente sono tutti diventati esperti di mobile e di app, se ne parla tanto, noi non lo facciamo perché è di moda, lo facciamo perché ci crediamo e la cosa che mi piace è che siamo riusciti ad esportare la nostra tecnologia non solamente in Europa ma anche negli Stati Uniti, anche in Asia e stiamo cercando di fare anche da supporto ad altre imprese, per cui finanziamo alcune startup. Secondo me nel percorso delle aziende contano anche i fatti, qua sono alcune nostre referenze a livello nazionale importanti, per cui sicuramente la nostra relazione è dal 2005 stabile con Vodafone, ma abbiamo clienti che come vedete vanno da Esselunga, Melinda, Danone, Coca-Cola, Pquadro, Liquigas, insomma clienti molto importanti. Che cos'è che ci caratterizza a livello tecnologico? A livello tecnologico quello che ci caratterizza ed è la stessa tecnologia che noi abbiamo utilizzato per realizzare la soluzione che vi verrà raccontata, è che abbiamo due piattaforme. Uno è un ecosistema per gestire i dati. Adesso nel momento in cui ho IoT, software di terze parti, informazioni che mi arrivano sempre più numerose e sempre più, fra virgolette, pesanti, come filmati, video, cioè in termini di trasporto sulla rete. Non avere alle spalle un orchestrator di dati diventa un problema, noi ce lo siamo realizzati e sta ottenendo grandi successi. Per dirvi, l'applicazione della Lega Serie A di calcio alla base ha questo orchestrator dati e allo stesso tempo abbiamo costruito una nostra piattaforma per fare applicazioni mobile, che è la stessa piattaforma che abbiamo utilizzato per la soluzione di oggi. A questo andiamo sempre ad unire l'IoT, l'intelligenza artificiale e altre cose, e da questo punto di vista l'uso della piattaforma è molto semplice perché, per fare un esempio, è come se fossero dei mattoncini Lego che mi consentono di andare a costruire qualcosa che cresce nel tempo. Non al di là della tecnologia, secondo me è importante ricordare che se non ci fossero le persone, senza le persone non faremmo nulla. Noi a livello territoriale andiamo ad occupare circa una cinquantina di persone, l'età media da me è dai 28 ai 29 anni. In questo momento noi, contrariamente alla tendenza, assumiamo, per cui se c'è qualcuno in ascolto, programmatori nativi, iOS, Android o web, noi stiamo assumendo, stiamo cercando persone. Fortunatamente per noi è un buon momento di mercato, abbiamo realizzato tante soluzioni che sono soluzioni a listino, alcune sono nella price list di Vodafone. Mi piace raccontare una soluzione anche qui per dare il senso della praticità, della territorialità, il senso del bresciano che vuole essere pratico, concreto, una soluzione che aiuta le imprese nel loro ritorno, che è una soluzione che unisce all'HR la parte di tecnologia IoT, e tanto per fare un esempio, dal questionario che devo compilare per entrare in azienda, la prova della temperatura, alla gestione degli spazi, al mantenimento delle distanze sociali, con dei telefoni che bippano qualora mi avvicini più di un metro, alla consegna dei DPI, alla verifica della occupazione degli spazi. Per cui queste cose sono molto concrete perché aiutano gli imprenditori con strumenti pratici e concreti, ma allo stesso modo danno la possibilità di essere GDPR compliant e di rispettare le leggi. Io lascerei la parola a chi concretamente vi può spiegare il tema di oggi e ringrazio tutti. Grazie Giuseppe, la chiarezza fa parte dello stile non solo dell'imprenditore ma anche dell'impresa e quindi andiamo a nozze da questo punto di vista. Lascio subito la parola a Carlo Fenaroli che è vicepresidente di RJ45 che è una delle cooperative sociali che opera più in questo tipo di settore. Quindi Carlo, subito te la parola. Devi accendere il microfono, Carlo, non l'hai acceso.
Scusatemi, mi sentite adesso? Ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio il CSMT, ringrazio Officina Liberty, ringrazio i partner e i partecipanti. È un piacere e un onore poter presentare questo strumento e la nostra realtà RJ45, una cooperativa sociale che è nata qualche anno fa e devo dire che è proprio nello scopo, nella mission della cooperativa che poi, come dire, si riassume un po' anche la presentazione dello strumento e l'idea dello strumento che è l'applicazione Healthcare, perché RJ45 ha anche nel suo claim che è Social Innovation un po' riassume lo scopo della sua azione, di quello per cui è nata. Abbiamo ipotizzato, lavorando noi, i soci costituenti, insomma, di questa cooperativa nel mondo del sociale, abbiamo rilevato che alcuni servizi, alcune attività che le cooperative svolgono potevano essere rese molto più funzionali e molto più come dire, agili da utilizzare e molto più efficaci anche nella relazione con l'utenza e col bisogno, se affiancate a degli strumenti smart che potessero dare, come dire, a questa attività e a queste azioni maggior fluidità. Abbiamo quindi ipotizzato di poter rispondere ad alcuni bisogni e in questo caso ci siamo focalizzati sull'assistenza domiciliare, ma poi vedrete nel corso della presentazione che questo strumento è molto versatile e può avere diverse funzionalità e può essere integrato con diverse funzioni. Però ci siamo concentrati qui anche e abbiamo accelerato, insomma, questo processo anche per quello che, insomma, da qualche mese ha travolto il nostro sistema economico ma anche sociale e che quindi ci ha spinto a accelerare il processo e a dare a chiunque ne avesse bisogno uno strumento facile per gestire alcuni aspetti della vita quotidiana che potevano essere comunque in questo momento come dire, molto molto importanti come bisogni. Abbiamo rilevato che il bisogno in questo momento era la possibilità di poter dare un'assistenza domiciliare più tempestiva ed efficace, la possibilità di utilizzare uno strumento che permettesse una gestione centralizzata del processo di erogazione del servizio e per cui la gestione in modo tempestivo di richieste di intervento, ma sull'emergenza ma anche sugli interventi ordinari, un monitoraggio, la possibilità di monitorare lo stato di salute psicofisica degli utenti. Si tratta di persone che hanno autosufficienti ma che hanno bisogno comunque di interventi di assistenza, e poi avere un canale di comunicazione molto più diretto, molto più efficace, per non disperdere energie e tempi come dire, in attività che non davano al servizio efficienza. Quindi abbiamo immaginato un'app che avesse una elevata la possibilità di essere molto personalizzabile. Siamo riusciti a trovare la possibilità con un ente di testare questo tipo di funzionalità e abbiamo visto come, grazie alla forte versatilità dello strumento, di poter rispondere a diversi bisogni. Per cui si può partire con l'assistenza domiciliare, ma poi la possibilità anche di prenotare esami, prestazioni sanitarie, intervenire nell'emergenza, ma anche la possibilità di prenotare la spesa a domicilio e la distribuzione dei pasti,
la possibilità di prenotare la consegna dei farmaci, quindi la possibilità di rendere veramente funzionale con un'app facilmente utilizzabile il servizio che viene reso dalle nostre realtà. Quindi abbiamo, con la logica che ci contraddistingue e che è quella, come dire, diceva bene prima Giuseppe Capoferri, che è quella dell'azione tramite la logica a scaffale. Sono strumenti che non sono innovativi di per sé, sono strumenti come dire, che possono già esistere anche sul mercato. Quello che contraddistingue la nostra azione è la possibilità di integrarli andando a soddisfare bisogni che sono nostri propri di settore. Per cui abbiamo voluto arricchire il mondo del sociale, del privato sociale di questo strumento, andando a comporre le applicazioni o l'applicazione a seconda dei fabbisogni. L'applicazione è già presente su Google Play Store e su Apple Store, vi invito anche ad andare a scaricarla per verificarne la funzionalità. È molto semplice. Dopo una profilazione rapida dell'utente, l'utente in modo molto facile può richiedere il servizio di cui necessita. La richiesta viene presa in carico da un operatore, che è l'operatore dell'ente di riferimento, e tramite l'applicazione l'ente tiene traccia di tutte le richieste, le può organizzare e interviene dove necessario. Questa è la parte grafica dell'applicazione, che potrete facilmente verificare anche scaricandola, un veloce menu dove sono elencate tutte le possibili i possibili servizi che possono essere richiesti o verificati, facilissime menu a finestra dove andare a integrare i dati, i diversi elementi della richiesta e poi l'invio all'operatore. Il modello a scaffale secondo noi è molto importante e ci aiuta molto anche nello sviluppo, ci aiuterà nello sviluppo perché oltre a ipotizzare quali sono gli strumenti che possono essere assemblati per poter rispondere ai diversi bisogni con modularità e con la possibilità di un'elevata personalizzazione, ci permette anche di andare a definire quali sono i settori di intervento. Abbiamo ipotizzato, al di là dell'assistenza domiciliare, che questa applicazione può essere molto utile anche all'ente pubblico, che è un altro dei partner con cui noi cooperative o il mondo del sociale a che fare quotidianamente, possono utilizzare anche e banalmente nella gestione del territorio. Vi volevo far vedere un altro possibile utilizzo molto veloce di questa applicazione, dove a fronte di una mappa e che stiamo già utilizzando in alcuni casi e con alcuni enti, dopo una veloce mappatura del territorio, su questa mappa cartografica possono essere riportati tutta una serie di dati che si vogliono monitorare o sui quali si vuole, come dire, costruire una politica di manutenzione e di monitoraggio. Faccio un esempio: l'idea potrebbe essere quella per un ente di dover gestire il patrimonio, del verde pubblico, in termini di essenze arboree o interventi sul territorio, eccetera, eccetera, andando ad individuare le aree e andando poi a segnalare quali sono gli interventi, avere una facile relazione anche con chi questi interventi li deve fare, ma anche tra l'utente e l'ente che può segnalare, il cittadino banalmente, che può segnalare richieste di intervento, andando a rendere così molto più efficace anche per l'ente la gestione del territorio. Oppure ancora è già una funzionalità che HelpCare permette, quella di poter gestire il delivery e la consegna a domicilio di pasti
la spesa o i farmaci. In questo caso è una funzione che stiamo già testando in questo comune, la possibilità, tra l'altro, è anche quella di coinvolgere la rete degli esercizi commerciali del territorio, in modo che profilando quelli e permettendo all'utente di scegliere dove andare ad acquistare, si può organizzare una filiera di consegna a domicilio che permetta all'utente una maggior facilità anche di gestione di questi bisogni. L'elenco è facilmente gestibile e una cosa che invece c'era stata richiesta in modo forte era quella di poter gestire, avendo molti utenti a domicilio, questo comune tramite la casa di riposo ci chiedeva di poter gestire le emergenze, quindi l'utente segnala in tempo reale qual è il bisogno di intervento da parte dell'assistente domiciliare. Quindi quello che vorrei che fosse evidente e che risaltasse è il fatto di essere riusciti tramite le applicazioni, tramite le app, tramite questa logica smart, a rendere molto più fruibile all'utente, ma gestibile da chi poi deve fare assistenza o deve gestire le attività di servizio, gestire un processo che porta un beneficio all'ente o alla impresa di riferimento. Adesso mostrare tutte le funzionalità dell'applicazione avrebbe richiesto troppo tempo, però vi invito a scaricarla. Qui vi lascio i nostri riferimenti, poi la presentazione potremo anche renderla disponibile, o anzi dovreste averla già ricevuta un po' più, come dire, un po' più estesa rispetto a quella che vi ho presentato. Trovate i riferimenti, ci piacerebbe poter come dire, ricevere richieste e poter ricevere anche come dire, proposte per arricchirla o per venire a presentarvela e implementarla su anche bisogni diversi rispetto a quelli di cui ho parlato adesso. Io vi ringrazio e lascio la parola a Massimo. Grazie Carlo per la presentazione. Adesso entriamo in un altro aspetto fondamentale dello sviluppo dell'innovazione sui territori. Da qualche anno si parla di smart city e noi abbiamo presente Roberto Crescenti, che è uno smart city project di A2A Smart City, che è la società del gruppo A2A che quindi le città le conosce veramente bene e le serve da tanti punti di vista. Per cui sentiamo direttamente da lui un intervento che sicuramente sarà interessante. Sì, vedo che evidentemente ha avuto un problema tecnico perché ho visto che ha dovuto abbandonare la sessione. Mi aspettiamo magari qualche minuto, dovrebbe ritornare. Beh, in questi giorni le linee sono particolarmente cariche e quindi sappiamo che tutti abbiamo avuto qualche problema di connessione. Magari possiamo sfruttare questo momento per vedere se ci sono domande o qualcuno vuole. Allora, utilizziamo questo brevissimo break per capire se dopo due interventi così interessanti abbiamo qualcuno tra quelli che stanno assistendo al webinar che hanno qualche domanda da fare ai nostri relatori. E così se abbiamo qualche dubbio lo chiediamo direttamente a loro. Io sono Laura Bergami, giornale di Brescia. Volevo sapere se era possibile conoscere il nome del comune con cui state lavorando e quanti sono fino adesso gli utenti che avete collegati alla vostra app. Allora, la sperimentazione la stiamo effettuando con il comune di Tignale. Ci è stata richiesta questo intervento anche per il tramite della casa di riposo che ha una serie di utenti in assistenza domiciliare. E adesso il numero esatto, però le devo dire che sono sicuramente più di 50 utenti. Grazie. Grazie Carlo. Altri?
Se non ci sono altre domande, magari ne faccio una io, Giuseppe Capoferri. Quasi 20 anni dalla nascita della società, quali altri traguardi vi state ponendo? Beh, allora, innanzitutto c'è, cioè, secondo me l'esperienza della rete Yobo, un'esperienza importante che vuole essere un'esperienza di condivisione imprenditoriale, di presenza sul territorio, per cui oltre al mestiere che facciamo, condividere sempre di più la parte aziendale e di impresa con il territorio. L'altra cosa, la nostra presenza all'estero, vogliamo portare la nostra tecnologia all'estero. Il 1 giugno noi apriamo un ufficio in Lussemburgo, perché anche lì abbiamo fatto una sorta di applicazione, un prototipo tipo Immuni per il Ministero della Salute del governo lussemburghese, per cui io credo che se vogliamo avere giovani bisogna dare la possibilità a loro anche di frequentare il mercato estero. E in contropartita, una cosa di cui vado molto orgoglioso, siamo riusciti a importare dei talenti da San Francisco, a far rientrare talenti in Italia, a Brescia, e nel nostro numero di colleghi ci sono persone che vengono non solamente da Brescia, vengono da Belluno, Conegliano Veneto, da Mantova, da Cremona, cioè far sì che Brescia diventi anche una realtà dove abbiamo la possibilità di mettere insieme dei talenti, perché adesso passami un po' la presunzione, il livello della qualità è molto alto e servono anche persone che possano contaminare e aiutare i più giovani a diventare sempre più bravi. Grazie Giuseppe, è tornato Roberto Crescenti, quindi Smart City Project di A2A Smart City. Lasciamo subito la parola a lui. Purtroppo il problema tecnico persiste, quindi magari diamo la parola all'intervento. Sì, pronto, mi senti? Ok, ora è tornato. Sì, la sentiamo. Ciao, scusate. Okay. Lo schermo si vede? Ci stiamo vedendo sullo schermo la presentazione. Perfetto, perfetto. Buongiorno a tutti, grazie a tutti Mattia e Officina Liberty per l'invito. Quella che vedete raccolta in queste poche slide è una serie di servizi IoT che possiamo tranquillamente declinare nel mondo healthcare o comunque servizi in qualche modo legati all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Servizi che possono assolutamente essere anche complementari a tutte le soluzioni che sono state presentate fin qui. Ecco. L'infrastruttura è una parola chiave nella storia di A2A Smart City. Negli anni abbiamo realizzato reti di telecomunicazioni, fibra ottica, wifi, videosorveglianza, VoIP, e da 5 anni a questa parte, come sicuramente saprete, una rete IoT che ormai copre gran parte della Lombardia e anche oltre. Questa rete ci è soliti dire che è abilitante per tutta una serie di servizi che vanno dallo smart metering, come smart water e la lettura del gas, fino al monitoraggio ambientale, smart parking, smart building, anche in chiave di efficientamento energetico, e via dicendo, anche industry e agri-food, con cui collaboriamo con la rete di imprese Yobo, CSMT e quant'altro. Qui sulla destra abbiamo una sintetica, chiara rappresentazione delle logiche di funzionamento di questa rete. I sensori alla base parlano con infrastruttura di concentratori che accede in maniera sicura a un server di rete e a una piattaforma applicativa in cloud su cui possono essere costruiti i vari verticali. La tecnologia che abbiamo selezionato, identificato, è principalmente la rete LoRaWAN, la tecnologia LoRaWAN, che ha come principali benefici il fatto di essere low power e long range, quindi possiamo installare molteplici sensori e, tra virgolette, dimenticarcene per anni
di doverli mantenere, sostituire batterie e quant'altro, e un singolo concentratore può arrivare a coprire diversi chilometri e a servire centinaia di sensori. Adesso una rapida carrellata di quelle che sono appunto queste soluzioni che secondo noi sono marker. In primis il monitoraggio, tra virgolette, delle persone, possiamo sapere dove si trovano le persone, se hanno bisogno di aiuto, se cadono, se hanno dei malori, ma anche dei monitoraggi più dettagliati, un po' dei comportamenti, delle abitudini, dei principali degli anziani, dei soggetti fragili tramite dei particolari smartwatch. Può andare a monitorare anche il flusso di persone tramite dei contapersone, delle videocamere con videoanalisi, in modo da capire, vincere e l'occupazione degli spazi in linea con le normative vigenti. Poi abbiamo tutta una parte di smart building, quindi monitorare la salubrità dell'aria, anche lì l'occupazione degli spazi da parte delle persone, se ci sono locali o sfollati. Ci sono anche delle applicazioni che aiutano a capire il distanziamento sociale, oltre che dei termoscanner che permettono di capire ovviamente la temperatura di chi ha ingresso agli edifici. Poi tutta la parte dell'asset management, quindi capire dove si trovano degli oggetti, andare a avere una gestione più ottimizzata tramite sensori di vario genere di tracking che vanno dal GPS con accelerometro fino a soluzioni di gestione flotte più avanzate che si interfacciano direttamente con la diagnostica dei veicoli. Smart parking, è noto che una gestione dei parcheggi integrata permette non solo di garantire il posto libero per disabili o aiutare a usufruire al meglio dei servizi assistenziali, ma può comportare anche una significativa riduzione delle emissioni grazie a una mobilità più ottimizzata. E che può essere anche molto interessante alla luce dell'attuale emergenza sanitaria, dove pare che alcuni recenti studi stiano insomma confermando una relazione tra diffusione della pandemia e l'inquinamento da polveri sottili, che come detto prima siamo in grado di rilevare. Anche l'assistenza a distanza, come abbiamo visto nel progetto Tignale, possiamo offrire appunto questo tipo di servizi di monitoraggio piuttosto che di oggetti che permettano alle persone di segnalare se sono in difficoltà in modo da poter intervenire per tempo. Ecco, tutte queste soluzioni, come vedete, vengono fornite in applicazioni che possono essere sicure e con diversi livelli di accesso sulla nostra piattaforma applicativa CTI, che trovate sul sito cti.it, dove è visibile la nostra area demo. A sua volta la piattaforma può sempre mettere a disposizione questi dati per verticali, piuttosto che per mobile app o per soluzioni come quelle che abbiamo visto poc'anzi. Possiamo dire che A2A Smart City può offrire soluzioni IoT integrate che vanno dall'individuazione della soluzione tecnologica più adatta allo use case, fino a tutta la parte di trasmissione e di trasporto, fino alla visualizzazione e posizione del dato stesso, e anche la possibilità di andare a triggerare allarmi per andare a identificare, avere il tempo di intervenire in determinate situazioni che possono essere di pericolo. Ecco, questo è sinteticamente quello che A2A Smart City può fare su questo tipo di temi. Ecco. Poi possono sempre essere ritagliate soluzioni ad hoc da vedere a progetto per andare a rispondere alle esigenze.
Perfetto, Roberto. Poi nell'ultima fase del webinar apriremo naturalmente di nuovo la possibilità di fare delle domande per approfondire le cose. L'intervento è concluso, quindi passerei oltre la parola a... Torniamo quindi ai padroni di casa del CSMT. Lascio subito la parola a Matteo Falasconi, che è Project Founding di CSMT Brescia. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Mi auguro di sì. Cerco di attivare la modalità presentazione. Ok. Buongiorno, il mio intervento. Ok. Il mio intervento riguarda in particolare un bando in quanto come appunto mi ha presentato il chairman della sessione lavoro nell'area project funding di CSMT, per cui noi ci occupiamo di dare supporto alle imprese, e in particolare direi alle imprese innovative che lavorano nei settori digitali e high-tech, a presentare richieste di finanziamento su vari tavoli, che siano diciamo regionali, nazionali o comunitari. E quindi oggi, visto e considerato quello che è il tema di cui si sta parlando, vorrei presentare brevemente un bando che è uscito poche settimane fa, finanziato da Unioncamere, che si chiama SI 4.0, e che sostanzialmente ha come obiettivo quello di finanziare progetti che riguardano lo sviluppo di soluzioni innovative, in ambito industria 4.0. È un bando che è già stato pubblicato in passato e noi come CSMT avevamo già presentato progetti, uno di questi insieme a Fasternet, peraltro è arrivato prima in graduatoria, quindi conosciamo piuttosto bene questo strumento. Quali sono gli obiettivi di questo bando? Il bando sostanzialmente finanzia progetti che mirano a sviluppare soluzioni, prodotti o servizi innovativi che utilizzano tecnologie digitali elencate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, di cui poi fornirò una lista. In quanto nel bando, nel testo, nelle linee guida c'è proprio un elenco di queste tecnologie. Altro obiettivo del bando è quello di promuovere la collaborazione tra le micro, piccole e medie imprese lombarde e i soggetti qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie suddette. Quindi, questo è un bando dedicato alle micro PM e piccole e medie imprese. Le grandi imprese sono elegibili solo come fornitori qualificati di servizi. Uno degli obiettivi è quello di stimolare il trasferimento tecnologico di soluzioni, in particolare, diciamo, soluzioni possono essere di tipo tecnico hardware, ma anche software. Ma l'innovazione può anche consistere nei modelli di business innovativi che in qualche modo derivano da tecnologie Industria 4.0. Un esempio l'abbiamo visto nella presentazione di prima. Possono essere servizi, ad esempio, proprio a supporto di determinate categorie di utenti. In particolare, considerato il fatto che questo bando è stato pubblicato a seguito dell'emergenza, si parla sia di favorire lo smart working, sia di favorire lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all'emergenza Covid. Per cui diciamo che sono ben visti e vengono valutati con punteggio aggiuntivo progetti che riguardano la prototipazione, lo sviluppo di dispositivi e di componenti in ambito medicale, oppure di DPI. Oppure soluzioni per la sicurezza sul lavoro, l'innovazione di processi di gestione,
soluzioni che possono essere, lasciatemi dire, anche close to market, nel senso anche molto vicine al mercato. Il progetto che ha presentato il dottor Capoferri all'inizio è un bel esempio di progetto che sarebbe stato o sarebbe, presumo, finanziabile su questo bando. Infine, incentivare modelli di sviluppo sostenibile. Ormai la parola sostenibilità la ritroviamo a vario titolo in quasi tutti i bandi pubblicati a livello regionale, nazionale o comunitario. I soggetti beneficiari, come ho detto prima, sono le micro, piccole e medie imprese, devono avere al loro interno competenze nello sviluppo delle tecnologie digitali. Le imprese devono avere una sede, quantomeno una sede operativa, quindi non stiamo parlando di sede legale, ma una sede operativa in Lombardia, ed essere iscritte al registro di una delle camere di commercio lombarde, oltre che essere in regola con i contributi camerali. Le imprese non devono rientrare nel campo di esclusione del de minimis, ci sono alcune imprese elencate all'interno di questo decreto, per esempio quelle operanti in ambito agricolo, produzione alimentare, e ciascuna impresa su questo bando può presentare una sola domanda. Viene sostanzialmente finanziata la prima domanda presentata dall'impresa. Allora, quali sono gli interventi ammissibili su questo bando? Il bando sostanzialmente finanzia che cosa? La sperimentazione, prototipazione e la messa sul mercato delle soluzioni o di applicazioni che riguardano prodotti e servizi innovativi di impresa 4.0. prontamente cantierabili. Questo cosa significa, questa parolina cantierabili? Significa che Union Camera e Regione si aspettano che i progetti sviluppati siano piuttosto vicini al mercato, cioè alla fine del progetto devono essere in qualche modo soluzioni ready to market, non ci devono poi volere altri 6-12 mesi per realizzare quel prodotto o servizio e metterlo sul mercato. I progetti devono riguardare una serie di tecnologie di innovazione che sono elencate in una lista che è piuttosto lunga, per cui copre veramente ambiti molto diversi, che si va dalla robotica avanzata, manifattura additiva, stampa 3D, prototipazione rapida, sistemi di realtà virtuale, interfaccia uomo-macchina. Si parla di IoT, non soltanto diciamo consumer IoT, ma anche di IoT industriale. Di sistemi avanzati di analisi dati, di cyber security, sistemi di ottimizzazione della supply chain. Ecco, come potete vedere, c'è dentro veramente tutto più o meno lo scibile, tutto ciò che è pensabile rientra all'interno delle soluzioni digitali Industria 4.0. Difficilmente c'è qualcosa che rimane escluso da questo. Voglio sottolineare una cosa importante: i progetti che vengono finanziati non sono progetti in cui un'azienda utilizza le tecnologie meramente. L'azienda, il candidato, l'azienda che propone il progetto deve utilizzare queste tecnologie per sviluppare servizi a valore aggiunto. Quindi non tanto per fare efficienza interna. Non so se ho spiegato la cosa, magari potrò chiarirla meglio durante il question time. Ecco, questa è un'ulteriore lista di tecnologie digitali che sono propedeutiche o complementari alle precedenti, che si parla anche di sistemi di e-commerce, pagamento via internet, geolocalizzazione, tecnologie per in-store customer experience, sistemi integration applicate all'automazione. Questi sono tutti interventi ammissibili. Veniamo alla parte finanziaria, economico-finanziaria. Il contributo massimo a fondo perduto è pari al 50% dei costi ammissibili. L'importo del contributo massimo concedibile è 50.000 euro.
significa sostanzialmente progetti da 100.000 euro di costo, l'investimento minimo di 40.000, significa che non si possono presentare progetti che abbiano meno di 40.000 euro di costi. I costi ammissibili sono di varia natura. Allora, in particolare sono queste sei categorie di costi: consulenze erogate da fornitori qualificati di servizi, che sono fondamentalmente elencati in una lista codificata da Unioncamere, per esempio gli Innovation Hub piuttosto che i centri di trasferimento tecnologico come CSMT, la formazione su, ovviamente, che riguarda la digitalizzazione, l'industria 4.0, sempre erogata dagli stessi fornitori qualificati, gli investimenti in attrezzature tecnologiche e in programmi informatici, quindi stiamo parlando di investimenti immateriali o materiali, i servizi, quindi consulenze erogate per l'ingegnerizzazione di software e hardware, anche questi devono essere erogati da fornitori qualificati, poi ci sono le spese di tutela della proprietà industriale e fino a un massimo del 30% della somma dei costi precedenti, le spese di personale interno dell'azienda. I fornitori qualificati chi possono essere? Sono i Digital Innovation Hub, i centri di ricerca e trasferimento tecnologico, gli incubatori che devono essere però certificati, i Fab Labs, i centri di trasferimento su tematiche impresa 4.0, le startup innovative, le grandi imprese e anche i fornitori iscritti a un elenco pubblico, questi fondamentalmente sono pochi e non entro nel merito. Quali sono le scadenze? Allora, questo bando scade il 30 giugno, non è un bando a sportello, è un bando a valutazione, per cui non vale la regola chi arriva prima, chi prima arriva meglio alloggia, ma vale la regola del merito. Quindi i progetti migliori vengono finanziati sulla base di una serie di criteri. L'eleggibilità dei costi però è retroattiva, nel senso che sono eleggibili i costi sostenuti dal 2 marzo 2020 fino al 31 luglio 2021. Il contributo è concesso con procedura valutativa graduatoria e il procedimento di approvazione si concluderà alla fine di settembre, per cui alla fine di settembre, 30 settembre, quindi all'inizio di ottobre, si avrà l'esito da parte di Unioncamere se il progetto è stato finanziato oppure no. Per chiaramente qualsiasi ulteriore informazione, richiesta di chiarimento, se avete un'idea di progetto che intendete presentare e volete collaborare con CSMT per la presentazione del bando, potete contattare sia me, i contatti che vi riporto qui via mail o telefono, oppure anche la collega Anna Frascarolo, e in quanto stiamo seguendo entrambi questo strumento. Io qui ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e se avete domande sono a disposizione. Allora, grazie. A questo punto io lascerei la parola al pubblico per vedere se ci sono delle domande. A tutti i nostri relatori, naturalmente. Allora, mentre il pubblico ci pensa, allora magari ne lancio una io per cominciare a spezzare il silenzio. Faccio una domanda. Nel bando SI 4.0 si parlava anche di dispositivi di protezione individuale. Chiedo a voi se si può ragionare in questi termini. Noi stiamo assistendo a un utilizzo, penso, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di quantitativi spropositati di dispositivi che vanno ad arricchire uno smaltimento pesante di materiali che sono tra l'altro altamente inquinanti. Su questo bando o su altri bandi che conoscete, la possibilità di prototipare invece dei dispositivi di protezione individuale riutilizzabili, sanificabili o altro, è prevista? Ne conoscete altri? Perché allora parleremo anche di green economy o altro. Ecco, vi lancio questa ipotesi perché tantissimi colleghi che operano nel settore sanitario e sociosanitario mi stanno facendo questa domanda.
Assolutamente sì, e nel senso che penso che sia proprio una delle finalità di questo bando. Ovviamente è importante che nella prototipazione, per esempio, quindi fase di progettazione, di prototipazione, di produzione di questo DPI, vengano in qualche modo considerate delle tecnologie abilitanti che sono quelle elencate. Quindi, per esempio, uno dice utilizzo prototipazione rapida, oppure utilizzo, non so, stampa 3D per prototipare il mio DPI, oppure utilizzo tecniche di design innovative. La cosa fondamentale per rendere leggibile poi il progetto sul bando è quella di utilizzare quantomeno almeno una delle tecnologie elencate che ho fatto vedere. Dopodiché, uno degli obiettivi è proprio incentivare i modelli di sviluppo green e quindi ridurre gli impatti ambientali, e c'è un criterio di valutazione specifico su questo, e c'è un altro punteggio, un bonus che viene assegnato a progetti che sono, diciamo, in risposta all'emergenza Covid, quindi credo che un progetto del genere verrà premiato se è leggibile. Beh, allora le do già un contatto, ho preso il suo numero di cellulare, così ci sente anche il vostro presidente, ci sentiamo già nel pomeriggio, perché come sistema consortile stiamo ragionando proprio su un'operazione di questo genere. Quindi la chiamo già oggi pomeriggio. Ok, aspetto la sua telefonata. Assolutamente. Grazie Massimo, anche di questo. Figurati, Riccardo. Altri che vogliono intervenire? Se posso, una riflessione che volevo fare è proprio a rafforzare che quello che è stato detto, in particolar modo anche da Giuseppe Capoferri, è che veramente, cioè, ed è utile per tutto il territorio e non solo, la capacità di concepire il fare sistema e poi applicarlo e farlo realmente, così come sta facendo Iovo. È chiaro che anche noi nella nostra missione abbiamo questo, e quindi diamo il nostro contributo quotidianamente, con loro collaboriamo infatti, come abbiamo detto, su più fronti, proprio per poter far sì che proprio questo concetto di rete realmente applicato, che se voi vi ricordate, fare sistema è una cosa che io credo ci avevo capelli ancora neri e lunghi quando sentivo questa affermazione più politica che reale. Vedere che viene messa in pratica e giustamente funziona, perché è ovvio che funziona, no? Se ci si crede veramente e in maniera coerente e onesta poi si applica, funziona a beneficio dei singoli partecipanti, diciamo che partner che partecipano, e ovviamente di tutto il territorio, ed è una simbiosi, ma quasi tautologico, solo che, ripeto, è sempre molto difficile no, fare coincidere fra l'idea, dicevo, e l'atto, no? E l'applicazione pratica. Devo dire, questa esperienza di Iovo è invece una conferma ancora di più di questa capacità di mettere a massa, a terra, proprio questa idea. Grazie Riccardo. Altri del pubblico? Massimo, senza domande, però vorrei specificare una cosa che ho detto in presentazione, per rendere anche più fruibile e verificabile quello che ho detto. Sull'App Store trovate l'applicazione Help Care, che però ha bisogno di un codice di attivazione, mentre vi invito a scaricare l'applicazione Help Care Tignale, che invece è aperta ed è così possibile interagire già con la app stessa, solo per precisare. Grazie Carlo. Altri? Io volevo sempre Bergami, giornale di Brescia. Prego. Allora, è sempre per capire meglio l'applicazione Cenaroli, chiedo. Gli utenti possono collegarsi o deve esserci un capofila, cioè deve esserci un comune che aderisce e che poi dice ai propri cittadini potete utilizzare bla bla bla, o chiunque può farlo e comunque c'è
un riferimento che gestisce E le. allora, in realtà noi stiamo cercando di veicolare questa app secondo il modello, diciamo così, del capofila o comunque dell'ente che si mette a coordinare, a governare anche il processo, perché anche nella gestione delle risposte e nella gestione dei bisogni è più facile, avendo un ente di riferimento radicato sul territorio, eccetera, attivare anche la rete di servizi che sottostà all'applicazione, perché poi di fatto l'applicazione in sé non ha senso se attorno non viene costruita una rete di intervento. E la nostra azione è quella di permettere che questo processo rimanga e sia più fluido possibile. Grazie. Prego. Grazie Carlo. Altri? E Se faccio Lucia posso Busso. Ah, prego, intervenire, vai. cioè, vi do un elemento. Credo che la tecnologia sia veramente importante, però la tecnologia senza servizi alle spalle e da sola fa ben poco, per cui per me è un modo per ribadire il valore della persona, dell'organizzazione, di che cosa c'è dietro, per cui è fuori discussione che un'organizzazione che si preoccupa del cittadino in questo momento esalta la tecnologia, per cui la tecnologia va di pari passo all'organizzazione e l'obiettivo è di dare degli strumenti nuovi, pratici alle organizzazioni per svolgere al meglio il proprio servizio e svolgerlo in modalità più veloce, perché un altro elemento che viene fuori in questo periodo è che la velocità è un qualche cosa che è sempre più richiesto. Grazie Giuseppe. Se abbiamo ancora un minuto, faccio una domanda io a questo punto a Roberto Crescenti di A2A Smart City, perché noi conosciamo il gruppo A2A per tutte le reti fisiche, le reti tecnologiche e adesso anche le reti di Smart City. Lei ci ha presentato abbastanza bene che cosa fa Smart City. Ma un'impresa sociale, adesso le faccio una domanda proprio diretta e anche interessata, un'impresa sociale come la nostra e tutte le nostre associate che hanno bisogno nella fase 2, io parlo ancora delle cooperative che fanno servizi sociosanitari e che hanno pagato pesantemente dal punto di vista in termini economici, di risorse umane o altro, abbiamo avuto anche degli lutti. Perché purtroppo il virus non ha colpito solo gli altri, ha colpito anche noi al nostro, direttamente. Come possiamo noi imprese che non siamo abituate a questo tipo, all'IoT, se non dagli webinar, ad approcciarsi a un sistema come quello di A2A Smart City e di avere la possibilità di entrare nel mondo dell'utilizzo di questi strumenti? Non so se sono stato chiaro. Sì, guardi, le do una risposta da tecnico, nel senso, come diceva Capoferri poco fa, è nostra la sfida di realizzare dei servizi al di là della tecnologia che viene utilizzata. Quindi parlare, confrontarci, capire come quei servizi che abbiamo elencato, che erano solo quelli della sfera, diciamo, smart building piuttosto che smart care, possono concretamente essere utili per risolvervi dei problemi, ecco, fondamentalmente. Poi una volta risolto un problema si scopre che magari con poco sforzo si può aggiungere anche altre cose, anche altri servizi che possono essere a quel punto modulari, quasi plug and play, ecco. Adesso non so se ho risposto alla domanda. Chiarissimamente verremo a disturbare anche lei, probabilmente. Noi Nessun non ci problema. facciamo mancare nulla sulla voglia di imparare, che è l'aspetto che questa pandemia ci deve lasciare. Io credo che il tempo, Lucia, correggimi se sbaglio, a nostra disposizione è terminato, giusto? Sì, esatto, siamo nei tempi, se non ci sono altre Perfetto. domande possiamo chiudere.
chiudere. Io ho condiviso nella chat un questionario per conoscere un po' il feedback dei partecipanti e ricordo che vi manderò poi tutto via mail nei prossimi giorni. Grazie a tutti, grazie per le vostre Grazie. interventi interessantissimi, grazie al CSMT per averci ospitati. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie a Buona giornata a tutti. tutti, buon Ciao lavoro. Massimo, ciao Giuseppe, Grazie, arrivederci. Carlo e tutti. Arrivederci. Grazie. Ciao, ciao.